Sono stracontento, sia per il risultato e sia, anzi, soprattutto per la vittoria. Però siamo obiettivi, diciamo che per come siamo andati in campo, 5 gol sono troppi. O meglio, diciamo che se bisogna essere ancora più obiettivi, almeno 3 gol il Prato ce l'ha concessi. Perché dico questo? Dico questo perché, con tutto il rispetto per il Prato e soprattutto per il portiere, diciamo che oggi veramente il Prato in sé per sé e appunto come stavo dicendo il portiere, cioè, ci hanno messo del suo, del loro per far sì che noi abbiamo fatto, cioè potevamo fare 5 gol, ecco. E quindi questo è una cosa per essere più obiettivi, che diciamo che è giusto aver vinto, è giusto aver fatto 5 gol, però per quanto riguarda, diciamo, se il risultato è coerente con come abbiamo giocato, diciamo che forse è il risultato troppo ampio, ecco. E appunto per questo parliamo un po' della partita. Allora, per chi non avesse visto, per chi non ha visto la partita, chiaramente dal risultato finale dice boia, predominio del Livorno. Il Livorno ha fatto anche una partita. È vera la prima parte, la prima delle due cose che ho detto, è vero che il Livorno ha stradominato, anzi ha dominato tanta stra, se non si prendeva il gol per quella stupida disattenzione che abbiamo avuto, però non è vera la seconda parte, è vero che il Livorno ha fatto grande partita. Perché? Perché di per sé, a parer mio, il Livorno, nonostante tutto, ha fatto una delle sue classiche partite. Oggi magari lo si è visto di meno, perché? Perché il Prato, ripeto, con tutto rispetto, per ora è una squadra parecchio scarsa e, bisogna essere sinceri, inferiore rispetto a Livorno, almeno per quanto riguarda questa partita qua. E quindi Livorno, diciamo che l'ha potuta gestire un po' a modo suo, anzi decisamente a modo suo. Però di sé per sé, a parer mio, Livorno ha fatto una partita più che sufficiente, ecco. Guarda, voglio dire bene, Dio buona, perché alla fine siamo comunque riusciti a fare 5 gol. Però sicuramente non un'ottima partita, ecco. Perché, come stavo appunto dicendo, in sé per sé, secondo me Livorno ha giocato più o meno come sempre. Forse ha giocato un po' meglio, ma perché? Perché secondo me è il Prato che ha concesso queste cose qua, ecco. Niente, questo è per quanto riguarda, secondo me, diciamo, il mio punto di vista sulla prestazione. E parlando ancora un po' più nello specifico, c'è da dire che, nonostante tutto, una cosa che a me mi ha fatto, non dico nervosire, però mi ha dato un po' fastidio, è il fatto che Livorno, soprattutto dopo aver fatto 3 gol sul 3-0, si è parecchio addormentato. Dico questo perché non tanto poi abbiamo preso il gol, ma perché comunque, diciamo, è come se giocassimo, cioè nel senso che dopo aver fatto il 3-0 dopo 3 gol la partita era finita, quindi si giocava tanto per giocare. Diciamo che è una cosa anche, credo, psicologicamente normale il fatto di, ok, stai in vantaggio dopo quanto? 30 minuti più o meno, per 3-0, stai gestendo la partita. E anche normale un po' il fatto che tu ti possa addormentare. Però non così, perché di fatto oltretutto poi abbiamo preso il gol in maniera molto stupida per una disattenzione sul calcio d'angolo, ecco. E anche se la partita, secondo me, se per sé non è che con quel gol si fosse riaperta, però di certo è leggermente per quel momento, no? Sino alla fine del primo tempo, un po' cambiata perché abbiamo dato qualche speranza al Prato, ecco, cosa che secondo me non dovevamo dare, anche se poi alla fine il risultato finale, diciamo, non è stato così, cioè il risultato finale non dal punto di vista del punteggio, anche, però non solamente dal punto di vista del punteggio, ma diciamo il risultato della vittoria in sé per sé non è stata condizionata poi alla fine su questa cosa qua. Quindi diciamo che nonostante dai, buona partita del Livorno, la cosa che c'è secondo me in primis da recriminare è il fatto di queste dormite. Per l'amor di Dio, ora io forse sembro troppo, diciamo, tra virgolette, no, cattivo, però ci pigio troppo su questa cosa, per l'amor di Dio. Magari fosse vero l'unico problema oltretutto io non voglio dirlo con tono, diciamo, aggressivo, ecco, con tono cattivo questa cosa qua. Lo dico solamente per essere obiettivo. E diciamo che, secondo me, se non ci fosse stata questa piccola disattenzione durata, secondo me, dai 10 ai 15 minuti, soprattutto nella parte finale del primo tempo, e Livorno magari provava, anzi, forse, guarda, mentre sto parlando, se sono bugiardo, dico così. Però diciamo, magari Livorno
provava a giocare meglio di quello che ha fatto oggi, cosa che, ripeto, Livorno ha giocato meglio rispetto alle altre partite. Però secondo me ciò è dovuto alla, diciamo, poca, con tutto il rispetto, qualità del Prato. È stata sicuramente una prestazione, non solamente dal punto di vista risultato, ma di sé per sé migliore rispetto alle altre partite, però non confondiamo il risultato con una grandissima partita di Livorno. È stata una buona partita, ecco. Quindi dicevo che appunto il Livorno, secondo me, nonostante tutto, poteva anche giocare meglio. E ripeto, non è che non mi sento soddisfatto per questa Savi, per il risultato finale, ci mancherebbe, anzi sono stracontento. Però è solamente per essere un po' obiettivo, secondo me il Livorno non ha fatto quell'ottima partita, ecco. Soprattutto se si va a pensare, come dicevo prima, al discorso delle dormite, delle disattenzioni, ecco, diciamo disattenzioni venute fuori, come ho già detto, dopo comunque un netto vantaggio. Per il resto, questo era bene o male, era successo nel primo tempo. Per il resto, diciamo che il secondo tempo Livorno non ha giocato con gli stessi ritmi del primo, quando era sullo 0-0, ovvero che comunque Livorno giocava in maniera un po' più, diciamo, grintosa rispetto a quando ha fatto 3 gol. Diciamo che Livorno ha giocato, diciamo, in una sorta di misto fra quello che si è visto prima dei 3 gol e quello che si è visto dopo 3 gol nel primo tempo. E questa cosa lì, fra l'altro, ci ha permesso di, meno male per nostra fortuna, anche e soprattutto secondo me dal punto di vista del morale, di fare altri 2 gol. Infatti poi, come ben sapete, il risultato finale poi è stato quello 5-1. No, e la cosa che mi dispiace è che probabilmente poi verrò, per chi guarderà il video e magari chi la vedrà in maniera diversa da me, verrò fraintesa per la cosa che ho detto, però solamente che ora ci riprovo, anche se, scusatemi, ripeterò le stesse cose, solamente che voglio dire che il Livorno ha fatto una buona partita, però non un'ottima partita, cosa che magari il risultato può far pensare. Per l'amor di Dio, io sono stracontento e felice di comunque di come si è sceso in campo Livorno, tralasciando i 10-15 minuti finali del primo tempo. Solamente che secondo me tutta questa gran partita è venuta fuori perché il Prato ci ha permesso di far ciò. Ci siamo? Spero di sì. Secondo me, se ci giocava per esempio contro una Alessandria Cremonese, che sono per ora le prime della classe, se Livorno giocava così, di certo il risultato finale non era questo. E forse, poi non lo so, né tantomeno il risultato finale dal punto di vista di sconfitta, pareggio, vittoria. Magari forse potevi pareggiarla per di. Però ripeto, ci sono stati segni di miglioramento. Livorno comunque va detto che se non in maniera eccessiva ha provato a fare qualcosa magari più diciamo più manovrato, ecco, più comunque calcistico, ovvero palla a terra, magari qualche triangolazione, qualche passaggio di prima. Quindi direi che comunque è stata una buona prestazione nonostante tutto, e vorrei che questa cosa sia ben chiara, perché magari poi si passa per quello che non si accontenta mai. No, sto solamente dicendo, parlando a livello di cioè essendo più il più realista possibile nel discorso, secondo me c'è questa serie. Io comunque ve lo dico, dato che, come ho sempre detto, non siamo la squadra che deve vincere il mondo, e nemmeno deve vincerlo, appunto, anzi tantomeno devi vincerlo giocando in maniera eccelsa, tipo un tiki-taka, no, ci mancherebbe. Io, per me, si può anche giocare di merda e fare tutte le volte gol al 104esimo e vince così. Io sinceramente alla fine, perché sono uno di quelli che alla fine basta il risultato finale, ecco, non tanto come si gioca. Poi si gioca meglio ancora, mi diverto ancora di più. Comunque, questo è quanto. Quindi, conclusione, siamo tutti contenti, perché siamo tutti contenti, incredibilmente, oltre al fatto, incredibilmente no, meno male, siamo tornati alla vittoria, siamo tornati, diciamo, alla vittoria in grande stile, facendo la bellezza di 5 gol. Manca fino allo stadio, mi metto a piangere, tra virgolette, perché vorrei sapere quando è che si rifaranno 5 gol e quando è che si riuscirà, almeno quest'anno, spero di sbagliarmi con tutta onestà, a fare tutti i gol nel primo tempo e a, diciamo, avere la possibilità di gestire la partita così, diciamo, allegramente. E quindi niente, e questa era una piccola conclusione, piccola parentesi. E adesso, per arrivare alle conclusioni, niente,
Bene, così adesso, se non sbaglio, non mi dire la cazzata, male male poi metto l'annotazione di correzione. La prossima partita dovremmo giocare in trasferta contro la Lupa Roma, non vorrei dire la cavolata, non mi ricordo il giorno né tantomeno l'orario, era poi un troll, eventualmente controllatelo anche voi. Niente, detto questo, bene così, una vittoria catamorale sia a noi, ma spero soprattutto alla squadra. Ebbene, ci voleva perché comunque nella classifica siamo leggermente saliti. Detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video commento che chissà quando sarà. Perché non scordiamoci che io non faccio commenti, almeno quest'anno non faccio commenti tutte le partite, ma bensì lo farò su tutte le partite che vedrò. Quindi magari forse anche già dalla prossima io non farò il video. Non lo so. Vabbè, detto questo, si vedrà poi. Ciao a tutti! We'll be right back.